Ciao, bentornati sul mio canale. Oggi vi faccio la review dei miei pennelli Real Techniques. Dopo anni che dovevo farla, eccoci qua. Allora, parto dividendoli in sezioni, anzi in set. Il primo set che ho preso è stato il set occhi, questi qua viola. Poi ho preso questi dorati, i set per il viso. E poi ho preso singoli fondotinta, blush e powder, cipria. Parto dicendovi che adoro questi pennelli perché sono super morbidi, anche se sono di setole sintetiche, sono morbidissimi al tatto quando applicate il prodotto sulla pelle. Sono la maggior parte, anzi credo quasi tutti, sono duo fibre. Quindi fibre più corte, fibre più lunghe, molto belli da utilizzare per sfumare il prodotto, e sono dalla forma molto particolare tutti, e poi ci sono tanti pennelli da definizione e da precisione per appunto fare delle cose specifiche. Partiamo dal kit occhi. Questo è il kit occhi che ho comprato e viene sempre in una pochette come questa, che si può mettere anche alzata sul tavolo così. E ce ne sono 5 in questa pochette. C'è questo angolato, che forse è quello che preferisco di meno perché non è ottimo per fare sopracciglia, è molto molto doppio. La fine è molto doppia, quindi non è sottile, non ci permette una forma super definita, ma è ottimo per io lo uso a volte per le labbra e per dei cut crease, cioè degli ombretti con la piega definita o anche come eyeliner per chi ha gli occhi grandi. Il pennello d'eyeliner, che è questo qui, che è un po' doppio per essere un pennello d'eyeliner, però se va imbevuto bene di prodotto diventa sottile e permette un'ottima stesura dell'eyeliner. Non lo uso spessissimo come pennello d'eyeliner, ma piuttosto come pennello per dettagli al di sotto dell'occhio, per sfumare magari ombretti o nell'angolo interno per applicare un punto luce. C'è questo qui che è fantastico, è simile al pennello della MAC, anzi io lo definirei un dupe del 231, che è questo qui, scusate, sporco perché ho messo il rossetto ieri, che è un pennello ottimo per fare face charts. È un pennello ottimo da dettaglio per le labbra, è fantastico. Altro pennello ottimo della linea occhi è questo qui, il Base Shadow Brush, cioè il pennello da base ombretto, che è il dupe, la copia del 217 della MAC, che è questo qui. Quello che io utilizzo in tutti i miei tutorial, ne avrò tipo 10 di questi a casa, che sono i miei pennelli preferiti per sfumare, e quello della Real Techniques è un'ottima copia, quindi se non volete spendere 22 euro per quello della MAC, spendete 20 euro per il set da 5 pennelli. Ottima forma, proprio come quello della MAC, ottimo per la piega dell'occhio, per sfumare gli ombretti proprio nella cavità della piega, ottimo anche per smokey eye. Un altro pennello del set da 5, anzi l'ultimo pennello, è il Deluxe Crease Brush, che anche mi vedete usare in quasi tutti i miei video, ed è questo qui, bello cicciotto, chiatto, che è morbidissimo e io lo adoro per sfumare il correttore, fantastico. E per appunto applicare il correttore anche negli angoli del naso, si può applicare anche un buon illuminante in crema, è ottimo per applicare ombretti in crema e primer in crema. Infatti chi mi segue vede sempre che spesso applico il primer Paint Pot della MAC nel colore Soft Ochre con questo pennello. Il colore non importa, comunque qualsiasi ombretto in crema con questo pennello. Passiamo al set faccia, al set viso, composto da 4 pennelli, cioè fondotinta, correttore, illuminante e cipria o blush. Inizio a parlarvi di questo, che si chiama Contour Brush. È una versione mini del pennello da blush ed è ottimo, morbidissimo, ottimo per applicare il blush qui al centro delle guance. Più che da blush io lo uso per contouring, quindi per la parte illuminante, infatti si chiama Contour Brush. Passiamo al Pointed Foundation Brush, che è questo qui. È un pennello dalla punta piatta, appuntito, setole dense,
e piccolino, quindi ottimo per fondotinta, però forse un po' piccolo. Io lo adoro come pennello da correttore o da illuminante in crema. Il Detailer Brush, questo qui, che è un pennello da dettagli, è ottimo per il correttore nell'angolo interno degli occhi o anche per prodotti in crema quali illuminanti o ombretti in crema. Poi c'è questo che può essere usato, come vedete io l'ho usato per il blush, lo possiamo usare come blush, mi piace perché è denso ed è morbido, sfuma benissimo il prodotto, prende la guancia perfettamente, o anche da cipria se volete un pennello da cipria più piccolo, altrimenti c'è quello in versione gigante che è il powder brush, questo qui enorme, che appunto io utilizzo per incipriarmi il viso, tutto quanto il viso, tamponando per fissare la base. Così. Questo era il set viso di cui vi ho parlato, questo qui, finito anche questo, e vi ho parlato dei tre pennelli singoli. Vi ho appena mostrato il pennello per la cipria, poi vi mostro questo qui che è il pennello da fondotinta, Stippling Brush, è la copia esatta del 130 della MAC che utilizzo sempre io nei miei video per me stessa quando applico il fondotinta. Perfetto pennello, duo fibre. Setole più lunghe prelevano il prodotto, setole più corte lo sfumano e lo stendono. Quindi ottimo pennello da fondotinta, blush in crema, illuminante in crema. L'ultimo pennello di cui vi parlo è il Blush Brush. Un po' troppo grande forse per il blush, io lo userei per il contouring, simile a quello della MAC sempre appunto, oppure anche questo può essere usato come cipria su tutto il viso perché è molto morbido e flessibile. Questa review si evince che i pennelli sono ottimi per rapporto qualità-prezzo, morbidissimi, colorati, vivaci, stanno in piedi sul vostro tavolo di make-up, divertenti da vedere, da portare in borsetta, e quasi tutti sono dei dupe della MAC. Tra l'altro devo dire che sono ideati dalle sorelle Pixie Wu, delle bravissime make-up artist inglesi che ho avuto il piacere e l'onore di conoscere quando vivevo a Londra, perché sono andata a un incontro che hanno fatto loro per il loro lancio di pennelli da Super Drag e da Boots, che sono delle grandi profumerie degli UK, del Regno Unito. E io sono andata lì a un loro evento, a una loro presentazione, sono molto simpatiche, solari, alla mano, e loro hanno lavorato entrambe per la MAC come me all'inizio, e poi una di loro è passata in La Masca, Sam, che è un altro brand che io adoro, molto teatrale, colori bellissimi, e anche Nick è passata in La Masca, ora che ci penso, da Selfridges, dove ho lavorato anch'io, che è un centro commerciale enorme, come Harrods, bellissimo. Quindi niente, mi fa simpatia questo fatto che le abbia incontrate, e sono delle ottime makeup artist, quindi non avevo dubbi che avessero fatto ottimi pennelli. Tra l'altro, avendo lavorato per MAC, avendo provato tutti i loro pennelli, hanno riprodotto degli ottimi dupe. Quindi se non avete tanti soldi ma volete comunque comprare dei pennelli, investire in dei buoni pennelli, un kit pennelli, consigliatissimi i pennelli Real Techniques. Spero come sempre che questo video vi sia piaciuto, che lo abbiate apprezzato. Se così è stato, datemi un like, condividetelo sui vostri social, così potete aiutare anche altre ragazze che vogliono acquistare questi pennelli, e non dimenticate, se non lo siete già, di iscrivervi al mio canale. Grazie e vi mando un bacio, alla prossima.